Allora, mi permetto di fare questo video non perché ho un petto enorme, ma perché letteralmente avevo un petto inesistente, è sempre stato il mio tallone d'Achille. Se andate a ripescare video di 2, 3, 4 anni fa, ripeschiamo delle foto, si vede proprio che il mio petto è passato da inesistente e pensavo che non ci avrei mai fatto a costruirlo, a piano piano, ogni anno un leggero miglioramento, niente di stupefacente, però il fatto che ce l'ho fatta comunque negli anni a costruire un muscolo dove probabilmente prima quasi non c'era niente e tutti gli errori che ho fatto ho pensato di mettere insieme in un video delle raccomandazioni se anche tu vuoi crescere il tuo petto. Per il mio petto io ho provato di tutto. Tutto, ho provato le cose che dicono i bro, facendo una giornata a settimana solo petto, esclusivamente petto, distruggendo ogni fibra muscolare. E lì è cresciuto forse un pochino, ma molto poco rispetto agli sforzi che ci stavo mettendo dentro e decisamente non mi piaceva il risultato, era sotto le mie aspettative e di conseguenza è anche per quello che ho iniziato a studiare di più direttamente dai ricercatori accademici, dalla ricerca scientifica e ho iniziato ad applicare quello che diceva anche Eric Helms e Brad Schoenfeld, che era come ogni altro muscolo è probabilmente consigliato allenarlo in multifrequenza, non in monofrequenza, quindi 2-3 volte a settimana. E probabilmente può essere intelligente spalmare il volume allenante settimanale, quindi se abbiamo ad esempio 10, 15, 20 serie per settimana da fare per il petto, invece di farle tutte in un'unica seduta, prova a spalmare quel volume su 2 o 3 sedute. Quindi ho fatto quello, un po' di multifrequenza per il mio petto, soprattutto facendo panca piana con bilanciere e panca piana o inclinata, sempre con il bilanciere o con i manubri. Diciamo che questi movimenti composti erano per così tanti anni, negli ultimi 2-3 anni, e provare a progredire su questi movimenti è stata praticamente la mia chiave su cui stavo veramente spingendo per provare ad aumentare il petto ed è cresciuto, è decisamente cresciuto, quindi quelli funzionano sicuramente. In più accanto ci ho aggiunto uno o due diciamo movimenti di isolamento per provare anche a colpire un altro funzione biomeccanica del petto e allora ovviamente dei cable flies sono un'ottima idea, anche quello sicuramente mi ha aiutato. Poi ho fatto anche un esperimento provando ad allenare il petto 7 volte a settimana ogni singolo giorno e anche quello mi ha portato dei buoni risultati. Effettivamente metto qua un physique update di quando stavo a Marbella in cui allenavo ovviamente full body ogni giorno, allenavo il petto un pochino ogni singolo giorno e decisamente ho visto dei buoni risultati. Ora mi porta a quello che ho fatto quest'estate invece, perché ho appunto visto i risultati ma era da un po' che il mio petto purtroppo sembrava di restare sempre uguale e ho un pochino sostituito quello che ho fatto, quindi invece di fare panca piana col bilanciere e con i manubri e panca inclinata con il bilanciere e con i manubri e quindi sempre prediligere un movimento non assistito ma con i pesi liberi che comunque sembrerebbe dalla ricerca scientifica essere più indicato, ho anche iniziato a fare invece dei movimenti che io personalmente sentivo meglio nel petto, su cui riuscivo a mantenere una buona connessione mente-muscolo, su cui veramente quando mi allenavo sentivo un po' di disruzione nel muscolo, tipo dopo la serie mi alzo e dico cavolo, petto ben stimolato, bello pompato. E questi movimenti sono stati soprattutto delle macchine plate loaded, quindi su quelle dove aggiungi dischi tu stesso. Ovviamente i contro sono che queste macchine ti obbligano a fare un fixed pattern motorio, quindi ti obbligano a fare un movimento nel modo in cui vuole la macchina, mentre appunto con un bilanciere o soprattutto con i manubri sei abbastanza libero, diciamo, di scegliere dove portarli. Cosa ho fatto quindi? Ho soprattutto selezionato macchine rispetto a movimenti free weights, che potrebbe sembrare per alcuni una roba assurda da non fare mai, ma mi ha permesso di poter spingere di più e sempre più al cedimento, o comunque molto più vicino al vero cedimento, perché con la panca, col bilanciere, con i manubri arrivi a un certo punto dove anche se vuoi non riesci a fare un'altra rep. Sono sicuro che alcuni l'hanno visto col bilanciere attaccato al petto e dici bah, io non riesco più a spingere e bah, sei fregato. Con le macchine invece c'è questa diciamo sensazione che forse puoi provare un'altra rep, perché male che va lo riappoggi e non è successo niente. Secondo me quello insieme alla mind muscle connection maggiore tramite appunto delle macchine assistite e attenzione voglio ribadire plate loaded machine, quello mind muscle connection, spingere sulla progressione e quasi veramente pochissimi movimenti di isolamento. Se voglio un po' più di sangue nel muscolo, un po' più di glicogeno, un po' più di volume, allora lì inizio ad aggiungere magari un movimento di isolamento dopo questa plate loaded machine, ad esempio i cable flies. Un'altra cosa fondamentale è il fatto che invece di pensare in tutti i movimenti che siano composti
come appunto bilanciere o manubri, o appunto di isolamento, che siano cable flies o una macchina appunto per fare le croci, è stato, invece di pensare a unire le mani, pensi a spremere e portare insieme i gomiti, che praticamente il nostro pettorale, per accorciarlo, se noi ci pensiamo, le mani sono solo un uncino e dalla parte dopo il gomito agiscono semplicemente con una leva. In realtà il nostro pettorale noi lo possiamo accorciare e allungare, e si basa sulla relazione dell'omero, sulla relazione quindi di quanto vicino o lontano è il nostro gomito. E quindi invece di pensare a spingere con le mani, pensi a tenere il petto fuori e a spremere e portare vicino i gomiti. Quindi questi sono tutti accorgimenti che ho fatto in quest'ultimo periodo, basati un po' appunto sulla scienza, ma anche la scelta personale, individuale, di quello che sentivo io e che sento io maggiormente, e unendo, diciamo, le due cose, che sono un po' un approccio che si chiama evidence based in inglese, è quello che per me sta funzionando il meglio. Voglio quindi dare un esempio di come strutturerei un allenamento per i pettorali sulla settimana, se anche tu stai avendo qualche problema. E allora entriamo nel dettaglio di cosa sto facendo esattamente in questo momento per il petto. Proverò a mettere qualche immagine o video in overlay in questo momento. Innanzitutto sto facendo 3 sedute a settimana per il petto, quindi una frequenza settimanale di 3 volte a settimana. Si può allenare con più frequenza, anche con meno frequenza. Per ogni seduta faccio 2 esercizi solamente, e nell'arco della settimana sono letteralmente solamente 3 o 4 esercizi in totale, quindi diverse varianti. Quindi ad esempio faccio una panca inclinata, una panca piana, un fly e un push up. Non li faccio tutte e 4 nella stessa seduta, ma faccio 2 e 2. Ad esempio la prima seduta faccio la panca piana e un fly, seconda seduta faccio una panca inclinata e un push up. In questo modo andiamo a colpire, diciamo, tutte le funzioni biomeccaniche del petto, e anche facciamo dei movimenti a catena aperta, panca inclinata, panca piana, e alcuni catena chiusa, appunto tipo il push up, i piegamenti, che magari non fa nessuna differenza, ma intanto siamo sicuri veramente di star utilizzando tutte le funzioni del petto e provare a massimizzare la crescita. Poi sto facendo 3-4 serie sul primo movimento e 2-3 serie sul secondo movimento, quindi se le mettiamo insieme sono un totale di 5 a 7 serie a seduta per il petto. Dato che lo faccio 3 volte a settimana, il volume sulla settimana diventa dalle 15 alle 21 serie a settimana, che io considererei un volume medio alto. Da ricordare che mi alleno da oltre 5 anni, quindi mi alleno da tanto, magari per te il volume sarebbe un po' alto, potrebbe essere consigliato iniziare a partire con un volume più basso, ma in questo momento io sto tra questo range, dalle 15 alle 21 serie settimanali, e la cosa fondamentale è la ricerca della progressione sul primo movimento, progressione di rep e di carico, come dico sempre, perché è il modo migliore per progredire a lungo termine. E in più su questo primo movimento, che appunto o è la panca piana o la panca inclinata, faccio un dead stop alla fine di ogni rep, praticamente una pausa quando sono in fondo al movimento. Questo elimina lo stretch mediated hypertrophy, quindi elimina, diciamo, il rimbalzo finale, che in questo caso per me preferisco, perché almeno sono sicuro di star facendo ogni singola rep uguale e di non utilizzare più, diciamo, un momentum, più rimbalzo su quelle ultime rep più vicine al cedimento. Quindi in questo modo, includendo questo dead stop, una pausa di un secondo in fondo, sono sicuro di avere il massimo controllo e io mi trovo molto bene. Poi invece sul secondo movimento andiamo alla ricerca dello stretch mediated hypertrophy e del pump. Quindi praticamente sul primo proviamo ad aumentare la tensione meccanica e il sovraccarico, sul secondo ci concentriamo di più sullo stress metabolico, sul veramente sentire il pump in quel muscolo. Provo a progredire, ma è meno importante rispetto al primo. Poi autoregolo il volume in base a come mi sento nella giornata e praticamente alla mia capacità di recupero. Quindi se io nella giornata mi sento in forma e sento fresco e sento che posso fare più volume, più serie, allora lì aggiungo una serie e faccio, appunto, come abbiamo detto, invece di fare 3 serie ne faccio 4, invece di fare 2 ne faccio 3, eccetera. E soprattutto però io voglio monitorare la mia progressione, perché quello è come se fosse, se io progredisco vuol dire che probabilmente tutto il resto è in check, sto recuperando abbastanza proprio perché sto progredendo, la mia performance sta salendo. E se smetto di progredire per 2-3 sedute di fila, se è una seduta di fila non è un problema, succede spesso, se smetto di progredire per diverse sedute di fila c'è qualcosa da rivedere. Ovviamente
rivedo la dieta, rivedo il sonno, quindi vedo se ci stanno dei problemi lì, se sto mangiando meno di quello che dovrei, oppure peggio, oppure se non sto dormendo bene o se sto dormendo di meno. Quindi se queste cose ci stanno, allora io vado a ritoccare probabilmente il volume verso il basso, quindi il totale settimanale ritorna un pochino giù e dovrei ripartire con le progressioni. Ultime tips di quello che sto facendo per il petto è soprattutto sviluppare un'ottima connessione mind-muscle connection, quindi connessione mente-muscolo, soprattutto sul secondo movimento della giornata, quindi sui push-up o sui flies, perché dato che sono movimenti di isolamento non ha senso non avere una buona connessione mente-muscolo, secondo me. Poi controllo massimo del carico durante gli esercizi, anche sul primo movimento in cui voglio progredire. La progressione deve arrivare solamente se la forma è buona e mantenendo la stessa forma, perché se no è molto facile, diciamo, fingere la progressione, ma poi in realtà se cambi la forma ad esecuzione, perché magari così più slancio, che so io, non è una progressione, se stai semplicemente barando. Quindi controllo massimo del carico durante gli esercizi. E una cosa che sto facendo, che secondo me è importante, che molti di voi potrebbero non fare bene, è letteralmente prendersi 10, 15, 20 secondi per settare alla perfezione il movimento a inizio movimento. Ok, quindi il settaggio del corpo, delle scapole, se le vuoi un attimino deprimere o addurre, essere sicuro appunto che quando fai tutto il movimento, anche nella porzione bassa di partenza, senti bene il carico, lo senti sul petto, non lo senti sulle spalle, sul tricipite. Questi sono tre cose che io faccio in questo momento e che mi stanno aiutando molto ad avere sia un allenamento ottimo per il petto che una progressione costante a lungo termine, che una crescita piano piano. Questo era il video di oggi, io spero che ti sia piaciuto. Se è così, lasciaci un like, commenta qui sotto, qualsiasi cosa lo sai dove trovarmi, muscolapita.com. E ti ringrazio di cuore, iscriviti se non l'hai ancora fatto, mi raccomando, su Instagram stiamo postando un sacco di roba, quindi seguimi anche su Instagram. Ti apprezzo un sacco, noi ci vediamo nel prossimo video. Come sempre, keep improving.